Infatti io ho questo il secondo appuntamento del martedì di Osa. Oggi vi presentiamo il primo concorso di quest'anno ed è il nuovo logo insegna per il ristorante Grudli. Ci abbiamo Maurizio, il proprietario del ristorante. Allora, vi do subito, facciamo veloce due dritte su quello che sarà il concorso. Comunque domani vi arriverà a tutti gli studenti arriverà il bando via email, dove ci sarà chiaro tutto quello che dovete fare, le limitazioni del concorso, i requisiti specifici, la consegna, quando è. Comunque avrete da oggi 2 settimane per fare il logo, che è un sacco di tempo. Avete tempo per farlo bene. La giuria è composta da Maurizio, proprietario del Grudli, la signora Patrizia Bordogna, che è la proprietaria dello stabile in sé, della casa, e il signor Roberto Ronconi, che è del, dell'ufficio tecnico di Mendrisio. E gli altri sono Riccardo Blumer, che lo conoscete tutti bene, e Alberto Cane, mi sembra, sì. Alberto Cane, che è il grafico dell'Accademia. E il premio sono 500 franchi consumabili al Grudli e in più ovviamente verrà realizzato la vostra insegna, che credo che sia per un portfolio, per una gran soddisfazione avere realizzato il vostro lavoro. Quindi adesso parlerà Maurizio, che vi spiegherà un attimo come committente cosa si aspetta dall'insegna, dal vostro lavoro. Dopo parlerà Jacopo, che vi darà 2 dritte su come lavora un grafico. E basta. Ah no, e dopo parlerà Dorotea. Sì. Sì, che lì, 5 minuti, e dopo inizia la peritiva. Grazie. Grazie a te, Luca. È stato l'uomo sigla. Allora, adesso che abbiamo risolto il problema della sigla, veniamo a noi. Allora, io, per quelli che non mi conoscono, mi chiamo Maurizio, sono l'amministratore della società che gestisce il ristorante Grudli, dove alcuni di voi sono già stati, altri magari non sono ancora stati, dico ancora perché ovviamente ci verrete a trovare. Ah, devo già tagliare? Appena cominciato. No, vengo in rappresentanza comunque della mia famiglia. Io gestisco il locale insieme ai miei 2 fratelli, Marco e Maurizio. Volevo Marco e Matteo. Oggi è il sdoppiamento della personalità, il padre su quei plurali a maestà. Vai, volevo ringraziare Roberto e Patrizia per la loro presenza e per la loro disponibilità, perché ovviamente io per cambiare un'insegna in un locale che è situato in un nucleo storico devo attenermi a determinate regole che ovviamente Roberto mi ha prontamente fornito tutto il formulario per poter comunque rimanere nella legalità. La disponibilità di Patrizia è sempre comunque massima per quanto riguarda le modifiche che si possono fare del locale, quindi volevo ringraziarvi. Passando al discorso del Grudli. Allora, il Grudli è un locale, io adesso volevo fare un breve accenno così tanto per capirci. Il Grudli è un locale che esiste circa da 60 anni a Mendrisio, no? Ed è la prima pizzeria che è stata aperta a Mendrisio. Ovviamente fuori, per chi c'è stato, ha visto che le insegne sono un po', bisognerebbe sostituirle, no? E quindi l'occasione è stata questa. Io ho cominciato a collaborare con l'Accademia per una casualità, perché una sera io ho visto, forse c'è Luca Moj, eccolo lì, c'è anche Francesca, che la prima sera che io ho avuto gli studenti, loro due erano tra i primi, e ho avuto il piacere di scoprire il mondo dell'Accademia, perché io quando ho aperto il locale non sapevo nemmeno che a Mendrisio ci fosse un'accademia di architettura con 750 rotti studenti che vengono da tutte le parti del mondo. Quindi quando me l'hanno detto sono caduto. No, io sono caduto dal pero, perché ho detto, ma come c'è un'accademia studenti universitari e io non so ancora niente? Cioè che ero lì ancora. E ho scoperto, tra le altre cose, quella famosa sera che loro sono venuti alle 10:30 perché stavano cercando un posto dove poter mangiare la pizza. Sono entrati un po' timidamente, ho detto, scusate, si può mangiare a quest'ora? No, certo, siamo qui apposta. E allora da lì, poi
ovviamente caraffe di birra che volavano, successo un po' di cose, e da lì è nato un po' il nostro rapporto con l'Accademia, che poi si è potenziato facendo delle iniziative che possono essere pubblicitarie per noi e possono essere vantaggiose per voi, come per esempio i menù di mezzogiorno per l'Accademia, piuttosto che lo sconto serale con il limoncello offerto alla fine per i ragazzi dell'Accademia, e tanti limoncelli offerti per i ragazzi dell'Accademia. Però si è creato questo tipo di collaborazione. Quando io ho visto la necessità di dover sostituire l'insegna, ho pensato subito al potenziale che dovevamo avere qui, perché vuol dire voi che siete tutte delle persone che siete propense ad essere creativi per la stessa scelta che avete fatto voi, no, nella vita, di voler fare l'architetto, ha detto posso pensare di collaborare con loro anche per questo tipo di discorso. Quindi ben venga, con la collaborazione di Osa e di Lucas abbiamo deciso di fare questo concorso. Quindi siamo partiti e abbiamo detto ok, allora mettiamo in piedi un bando di concorso dove diciamo in maniera più o meno precisa qual è la linea da seguire. Io ho detto, poi dopo leggerete bene il bando di concorso, io ho dato due o tre linee fondamentali che devono essere, che l'Accademia, per rispettare il fatto che il nostro locale è nel nucleo storico, deve avere l'insegna dipinta sul muro, con un'illuminazione, come si chiama? Secondaria, giusto? Il responsabile dell'ufficio tecnico dice indiretta, ossia con dei faretti che devono puntare questa insegna sul muro, il massimo che si può fare. Avevamo in mente di mantenere comunque una cornice rettangolare, proprio da, non so adesso per chi ha in mente, c'è un freccione con scritto ristorante che indica la porta, è proprio una roba da Las Vegas anni 70, che adesso all'epoca magari poteva starci, però adesso è giunto il momento di sostituire, quindi occupare quello spazio con una sorta di dipinto l'insegna. Ovviamente sulla facciata la tendenza è quella di volerli tutte e due. Però pensate che i bigliettini da visita, il merchandising, le magliette saranno tutte fatte con il vostro logo. Cioè, per chi sarà il vincitore, ovviamente avrà la soddisfazione di vedere il suo lavoro, oltre che riportato sul muro. E questo è un locale che ho intenzione di portare avanti ancora molto come collaborazione con l'Accademia. Quindi per i vostri colleghi che verranno, sarà comunque una grossa soddisfazione per voi avere già un lavoro realizzato e sviluppato lì. Oltre a quello ci sarà anche il piacere magari di vedere il bigliettino da visita, il premio in realtà in sé, i 500 franchi sono magari visti come un po' uno stimolo, però in realtà secondo me il vero premio è quello di vedere la vostra cosa realizzata. Io credo, poi dopo magari come lui che vuole bere 500 franchi di birra, sarà falso. Però ho detto uno a caso, adesso. Però comunque l'idea è quella. Ci sono da rispettare questo tipo di parametri. Che cosa avevamo ancora? Ah sì, per esempio, il ristorante non è obbligatorio che si chiami ristorante. Potrebbe essere chiamato anche, non so io, locanda, ipotesi. Allora l'idea potrebbe essere quella, poi dopo vediamo come farlo, come può essere realizzato, però questo suggerimento è dato volutamente, deve essere una cosa comunque che mantenga un discorso di tradizione e che soprattutto, che questo io credo, accogliente, che sia familiare, che sia un ambiente dove anche le persone che vengono da molto lontano possono sentirsi più vicino a casa, mettiamola così, perché questo in realtà è quello che noi stiamo cercando di fare al gruppo. Al di là dell'aspetto economico, che ovviamente sarei un bugiardo se dicessi che non è così, però per noi è anche importante cercare di creare un determinato ambiente, e chi frequenta il nostro locale io credo che questa cosa la sappia bene, perché credo che, non so, se no hanno senso. No, dimmi che poi dopo dimmi.
cioè credo che si noti questa cosa, quello che stiamo cercando di fare. Quindi questo è quello che io in realtà volevo trasmettervi. Poi ovviamente se voi avete qualche domanda, qualche cosa di particolare, io posso anche rispondere a quello che magari sono qualche dubbio di lì, so. Sì, una cosa. Sì, prego. Ecco, non andate in giro per prendere il video a cercare delle insegne simili, perché sono tutte differenti e sono tutte assurde, permettetemi in termini. Cercate di fare qualcosa di particolare che magari richiama un po' a quello che erano. Anche il nome, lo stesso, il nome stesso può essere un indicatore. Piuttosto che, ecco, forse là si può trovare qualcosa di interessante. Ma non andate a vedere quello che c'è in giro oggi perché è pazzesco. No, e molte insegne e sono anche, diciamo, non volevo dirlo io, però l'hai detto tu. Cioè, anche il nome, lo stesso nome, Grutli, è un nome molto importante per la Svizzera. Perché, ovviamente, voi sapete tutti che cosa vuol dire. Studiate Svizzera, no? Andrea, per esempio, no, in realtà il nome Grutli deriva dal prato sopra il lago dei Quattro Cantoni, dove nel 1291 è stato sancito il patto per la confederazione svedese, giusto? Io sono italiano, quindi adesso queste cose l'hai insegnato lei, però per esempio questo potrebbe essere uno spunto per l'idea. Potrebbe essere lo spunto. Cosa in diretta che io non ho ancora detto a nessuno, né a loro, cioè in diretta, è l'idea, siccome io voglio che questo concorso abbia una buona partecipazione, mi piacerebbe che tutte le altre opere che verranno realizzate, ma non verranno realizzate poi sulla facciata, saranno esposte per un periodo determinato all'interno del locale. Quindi ci sarà una sala, magari quella di sotto, magari quella di sopra, o magari tutte e due, se è comunque tanto materiale, dove faremo un'esposizione dei vostri lavori, che comunque sia, anche se non verranno scelti per la facciata, sono comunque sia degni di nota, ed è giusto valorizzare non solo l'operato di chi vince, ma l'operato di tutti. D'accordo? Quindi questa è una... Può andare? Niente, io poi se c'è qualche domanda, avete qualche chiarimento da chiedermi, potete farlo adesso oppure potete farlo venendomi a trovare. Quindi deve essere qualcosa che verrà disegnato sulla parete. Verrà disegnato, ovviamente io devo ancora inquadrare chi sarà poi l'artista in sé che realizzerà la cosa. Ovviamente non verrà Pinco Pallo a farla, verrà una persona che comunque ha delle credenziali, anche perché io devo mettere sulla facciata del ristorante, se ovviamente viene poi una cosa un po' così, adesso non posso dire le parolacce, però verrà realizzato comunque da qualcuno di competente, perché questo era importante da dire. Va bene, allora concludo aggiungendo, magari dandovi alcune dritte che magari interessano più voi come architetti. Stiamo parlando di un logo, quindi stiamo parlando di un'immagine, di un'espressione grafica che contenga le caratteristiche di questa azienda. Non ci limitiamo solo a cosa c'è scritto o anche il numero di telefono, però è qualcosa di molto di più in realtà. È quello che magari se trattiamo qua sempre l'Accademia, vale, diciamo, un carattere, un'atmosfera che questo logo deve dare, deve riassumere le caratteristiche intrinseche di questa azienda, deve parlare e comunicare di chi sono i proprietari, come si mangia, com'è l'ambiente, quanto è accogliente questo posto. E quindi è un, diciamo, quindi si è tenuti a pensare a farlo bene questo concorso, per loro soprattutto, ma anche per voi. E mi raccomando, secondo me è anche molto importante questo concorso perché racchiude anche un po' la filosofia di questo anno nostro, dell'associazione OSE, che è l'architettare. Quindi siamo sempre in quella linea in cui vogliamo progettare, architettare, vogliamo trasformare le nostre intuizioni, le nostre idee in qualcosa che possa permanere. Quindi questo è quello che noi vogliamo proporvi e speriamo voi accettiate e ci diate dei bellissimi risultati. Prima di bere la birra. No, io intanto scusami, io volevo ringraziare tutti per essere venuti qui questa sera, tutti compreso i miei amici della giuria,
i miei amici dell'Accademia, volevo ringraziare tutti, e ci tenevo appunto al fatto che questo aperitivo, visto che si tratta di, io sono il committente ma in realtà io gestisco un ristorante, questo aperitivo, le pizze di oggi, posso dirlo? Dov'è? Posso dirlo, Luca? Le pizze di oggi sono offerte da noi, quindi voi non dovrete pagare il solito franchini, franchini, le pizze sono offerte da noi, quindi tutti. Grazie anticipatamente e spero di vedere mille vostri lavori. Magari mille no, però un po' di lavori ci piacerebbe vedere. Grazie comunque a tutti.